ustedes, la esquina de Luis Callejas, atendida. Il ring è quello del Palazzo dello Sport Roberto Clemente di San Juan di Porto Rico. E qui inquadrato è Seung-Woon Lee, lo sfidante di Victor Callejas per il titolo mondiale dei Super Gallo versione World Boxing Association. Da notare che Seung-Woon Lee non perde un incontro dal giorno in cui è stato sconfitto da Lupe Pintor, cioè dal 3 giugno del 1983. Ed è la seconda ripresa, incontro previsto sulla distanza dei 15 round, come vuole il regolamento della World Boxing Association. Nel centro del quadrilatero Lubi, a pie firme, entra Seung-Woon Lee con gancio di izquierda che si perde los guantes del campeón. Entra el campeón nuevamente. Si incrociano col gancio sinistro i due pugni. Ovviamente il campeón tiene que estar muy conteste della pegada. Ha toccato col sinistro Seung-Woon Lee. Uppercut, ahí conecta Lubi. Bel sinistro alla figura di Callejas. Victor Callejas, detto Lubi, dai suoi tifosi portoricani, è uno dei soli due pugili portoricani che sono rimasti campioni del mondo. Un anno fa Porto Rico ne aveva sei di campioni del mondo. Ha perso il titolo Ocasio, Rosario, buon gancio sinistro in uscita di Lee, poi sempre col gancio sinistro Callejas e il gancio destro poi di Callejas, ancora sinistro alla figura del campione del mondo. A vuoto col gancio sinistro Seung Lee. Ancora vuoto lì. Il sinistro, il gancio sinistro di Callejas ed è al tappeto. Seung-Woon Lee. Gancio sinistro, l'arma migliore sicuramente del campione del mondo a segno. Seung-Woon Lee al tappeto nella seconda ripresa. Ha proceduto il conteggio l'arbitro Larry Rosadiglia e si riprende sempre col sinistro, col gancio sinistro Callejas. Colpi terribili, ma si batte con grandissimo coraggio Seung-Woon Lee, poi tocca a sua volta con il destro. Il sinistro prima alla figura, poi al volto di Callejas, ma Seung-Woon Lee replica colpo su colpo. Incredibile il coraggio di questo pugile, che ha assorbito in modo sorprendente un knockdown provocato dal gancio sinistro di Callejas. A due mani Callejas, ma Seung-Woon Lee coraggiosamente in avanti. Ancora il sinistro, poi il destro di Callejas. Ha toccato, anticipato dal destro di Lee Callejas. Il gancio destro di Callejas. Primera defensa titular del campeón Lubi Callejas. Ahí se agarran, interviene el árbitro Larry Rosadiglia. Vuelven al centro del cuadro. Entra con un recto de izquierda Seung-Woon Lee. Buona combinazione sinistro-destro del coreano. Poi il sinistro di Callejas. Ha mancato due volte il sinistro Callejas. La ofensiva del campeón, señoras y señores. Questa volta a segno Callejas, poi il destro dritto, quindi fatto seguire dal sinistro in gancio da parte di Lee. E conclusione di questo straordinario secondo round, che naturalmente si deve assegnare a Victor Callejas con un margine di due punti. En pelea titular por el campeonato mundial. Quindi finora in questo incontro abbiamo registrato un solo knockdown, quello subito dal pugile coreano nel secondo round. Ed eccoci all'undicesima ripresa da San Juan di Porto Rico, il mondiale dei Super Gallo versione World Boxing Association. Victor Callejas contro Seung-Woon Lee. Match molto intenso, con un Seung-Woon Lee costantemente all'attacco, Callejas miglior pugile, più ordinato, costretto però ad affidarsi alle gambe. Ecco, si fa più pressante l'offensiva di Seung-Woon Lee, consapevole probabilmente di essere indietro nel cartellino dei giudici e soprattutto consapevole di combattere fuori casa su un ring che non è troppo generoso ed un ambiente abbastanza infuocato attorno al ring. A vuoto col destro Seung-Woon Lee. Toccato col sinistro, poi un altro buon sinistro alla figura di Seung-Woon Lee. Il sinistro di Callejas. Lavora molto bene la figura Seung-Woon Lee.
cerca di tenerlo distante col jab sinistro Callejas, lo continua ad incalzare Seongun Lee. Destro di Seongun Lee. Scosso un po' in difficoltà Callejas. Lo incalza Seongun Lee. Il destro, poi sinistro alla figura. In difficoltà, vedete che Callejas è costretto ad abbracciare. Falta 1 con 4. Col sinistro alla figura ancora Seongun Lee. Il destro di Seongun Lee. Callejas decisamente in difficoltà. Col sinistro, il destro dritto di Seongun Lee. Mano a riba, gli dico tieni sulle mani, questo è il consiglio a Victor Callejas, colpito col sinistro, manca invece il destro Seongun Lee, ma continua a portarsi in avanti. Col jab sinistro Callejas, col destro, poi col sinistro Seongun Lee, e conclusione di un'undicesima ripresa nettamente favorevole a Seongun Lee, anzi direi che in questo round il pugile coreano merita 2 punti di scarto. Ecco qui, ecco, avete visto che Callejas è stato costretto ad espellere il paradenti, forse in difficoltà di respirazione, ma qui siamo in telecronaca diretta, 12esima ripresa. Col sinistro a due mani Seongun Lee, ancora in difficoltà Callejas. Sono immagini della 12esima ripresa, vi ricordo che l'incontro è previsto sulle 15 riprese. Lastimado el campeón, está tratando de reponerse. Afortunadamente, Seongun Lee no tiene la agresividad que tenía en los asaltos anteriores. Duodécimo asalto de este encuentro pactado a 15. Vedete che Callejas sempre costretto a girare. Il coreano sempre al centro del ring. Por el pómulo derecho, Lumi Callejas. Anche questa volta ha gettato via il paradenti Victor Callejas. Col sinistro in uscita Seongun Lee. Il sinistro ancora di Lee a segno. Ancora il gancio sinistro. Manca di ordine, ma è molto continua l'offensiva di Seongun Lee. Lavora bene al corpo il pugile coreano. Col destro, poi col sinistro Seongun Lee. Il destro di Seongun Lee incrociato dal sinistro di Callejas, poi il destro ancora di Lee, stavolta sanguina Callejas. Il destro di Lee, poi lavora bene al corpo a due mani, il gancio sinistro, il destro dritto, decisamente in grossa difficoltà Callejas. Ancora lì, poi reagisce col sinistro Callejas, reazione d'orgoglio del campione del mondo. Sono le ultime battute di un round durissimo, messo a segno un sinistro Callejas, poi il montante adesso di lì, il destro dritto.
ma due colpi di Callejas chiudono un round che in ogni caso si deve assegnare a Seungoon Lee. Ed eccoci alla quindicesima, ultima ripresa dallo stadio Roberto Clemente di San Juan di Porto Rico. Seungoon Lee all'attacco di Victor Callejas. Momenti durissimi per Callejas nell'undicesima e nell'undicesima ripresa. Seungoon Lee al tappeto nel secondo round. Col sinistro Callejas, ancora sinistro il corpo di Callejas, poi il destro dritto di Seungoon Lee. Pressione violenta da parte di Seungoon Lee. Lì il puertorriqueño sigue buscando su abilità boxística, capitalizzando su abilità boxística. Ahí se sale de la esquina e conecta recto de izquierda la cara di Seungoon Lee. Tecnicamente superiore, più ordinato Callejas, più aggressivo Seungoon Lee. Sorprendente la vitalità di questo pugile coreano, molto sottile, visto che aveva cominciato l'attività come super mosca. A vuoto col destro ma segno col sinistro Seungoon Lee. Poi il sinistro di Callejas. Pantalon verde il retador, pantalon blanco con franja dorada il campeón de Puerto Rico, Victor Lumi Callejas, aquí en el 15º asalto de su primera pelea titular frente a sus compatriotas aquí en San Juan de Puerto Rico. Col sinistro Callejas, da lontano tenta col destro Seungoon Lee, ma si sottrae il campione del mondo che poi riparte col destro. Con 4 segundos para finalizar el 15º asalto de esta pelea titular aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Percorso chilometri in questo incontro Victor Callejas. Presión violenta según Jundí, teniendo presión el retador, mientras que el campeón sigue. El campeón col jab sinistro lo sfidante si sottrae, continua a girare Callejas con insistenza. Seungoon Lee sempre in avanti, tocca col destro ancora Seungoon Lee. Sono le ultime battute di questo incontro. Ed è il gong conclusivo dell'incontro, ultimo round equilibrato. Rimane un punto a mio giudizio a favore di Victor Callejas. Ora c'è da attendere il verdetto, ma è abbastanza prevedibile che i giudici accentueranno questo margine. Amigas e amigos, estamos en ecco il caratteristico berrettino portoricano di Victor Callejas, giustamente accomunato a Seungoon Lee nell'applauso da parte del pubblico. Larry Rosadilla, l'arbitro. Lumi Callejas, 145 punti. 145. Su Lee, 141, ecco 4 punti di scarto di margine per Larry Rosadilla. Fernando Viso, l'arbitro signor Viso venezuelano. Su Lee, 142 punti. 142 su Lee. 146 a 142, anche Viso, 4 punti per Callejas. Antonio Achegna, l'ultimo giudice. 141.
147, 6 punti addirittura Requena, margine superiore agli effettivi meriti del campione del mondo, a lungo in difficoltà in questo incontro, comunque vincitore giustamente, io avevo un solo punto per lui, gli arbitri, come avevo facilmente previsto, avevano margini superiori.